Sono 409 le frane che hanno colpito il territorio regionale nel marzo più piovoso degli ultimi 30 anni. 21 sono quelle relative alla provincia di Piacenza, ma la situazione è in continua evoluzione e, stando a una prima stima, potrà costare a livello regionale oltre 30 milioni di euro. Tra i comuni colpiti, Bettola, dove è nato addirittura un comitato di cittadini nella frazione di Pradello per chiedere che il territorio venga tutelato, ma anche Bobbio, Corte Maggiore, Ferriere, Pecorara, Pianello, Travo e Vernasca, oltre ai tratti della statale 45 di competenza di ANAS. Nessuno scampa alle frane, neanche nei cimiteri, e ad essere minacciata ora è anche la tomba di Luigi Illica a Castellarquato. Un evento eccezionale, 20 famiglie fra l'altro evacuate, compromessa la viabilità comunale e provinciale, a rischio case e attività produttiva. Quindi una situazione su cui non solo si sta intervenendo, ma che dovrà essere accompagnata dalla richiesta di stato di emergenza nazionale che a ore il presidente Vasterrani firmerà e inoltrerà al governo. Siamo già intervenuti come Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale ha già autorizzato le prime somme urgenze, 700.000 euro di somme urgenze. Ci stiamo preparando a costruire un piano di intervento di 5.800.000 euro.